Pippo, facciamo poi una scritta. Presidente, buongiorno, buongiorno a tutti. Di solito inizio dicendo benvenuti, mi sa che il benvenuto però questa volta è giusto che lo dia il padrone di casa. E grazie ovviamente per lo spazio e l'ospitalità in una struttura di questo tipo. Allora, buongiorno a tutti. Vedo la comunità del pugilato, vedo tante persone amiche, tante persone che fanno parte di questa bellissima famiglia, al quale sono affezionato da epoche non sospette, lo dico sempre visto che ci sono anche giornalisti in sala. La mia mamma diceva al mio papà: Vincenzo, io capisco che lo porti la domenica allo stadio, io capisco che lo porti a vedere l'internazionale d'Italia di tennis, io capisco che gli fai vedere tutte le partite di pallacanestro, di pallavolo, di atletica, di nuoto, ma ti sembra normale che un bambino di 7-8 anni venga con te anche fuori Roma per andare a vedere, non so, i match di benvenuti dell'epoca? E mio padre difendeva questa tesi dicendo quello che erano i valori del pugilato. Già all'epoca sono passati più di 50 anni, per cui siamo qui ricordando sempre questa storia. E quindi bravi, devo dire, a Salvatore, a Eddie, a tutti gli amici che sono qui al tavolo. Credo di sapere anche la complessità di organizzare questo evento al Nicola Pietrangeli, per tutta una serie di motivi, chiamiamoli tecnici, che gli organizzatori sanno molto bene. Eddie, do you understand Italian? A little bit. Ok, ma vogliamo parlare inglese? No, sì, che dite? Really thanks to be here in this unique place, in this Salon d'Honneur of Italian Olympic Committee. This is a room, a place which walls smell a special atmosphere in so many disciplines, actually 387, but it's a history of success, and in the specific now we're talking about this fantastic sport, this is the box, the noble art, as we generally call in Italy, but not only in our country. So really thanks for your faith to organize in For Italic this big event. I spoke this morning with Veronica Di Quattro, the CEO of DAZN. I want to say thanks to her, to DAZN, to support, to create the fundamental visibility of this event. Of course, really thanks to all the athletes. I know all of them. May say my regards to the Vice President of the Italian Olympic Committee, Alessandra Senzini. She's not a boxer, she's a surfer, but at the same time she's a jogger, she's a biker, she's a triathlon. I hope that you're not a boxer for the moment, but Alessandra, yes, can, yeah. And of course, our friend that you are here, all the athletes. My special thought is to Emanuela Nandamura, because Emanuela is a Roman boxer, is a citizen of our fantastic town. So of course, I think that he feels more than all the others this kind of event. And I hope that this is one of a long history of other events that can be hosted here in can be hosted here in For Italico, because it's important that the most large public can be present, can be inside this event, because I think that this sport more than others need this kind of publicity. Maybe publicity is not the right term, but
the correct word for explain how we need to be in the, at the center of the scene of the sport, not only of the sport. So really thanks, Italian Olympic Committee is really honored of this event. Grazie a tutti. Grazie, grazie Presidente Giovanni Malagò, per riassumere rapidamente quanto ha detto, insomma, il ringraziamento a tutta la parte organizzativa, perché è consapevole delle difficoltà nell'organizzare questo tipo di eventi in una struttura storica importante come quella del Foro Italico del Nicola Pietrangeli. Grazie a tutti gli atleti che sono presenti, un ringraziamento particolare a Emanuele perché romano, quindi sente particolarmente l'evento, forse anche più di chi può arrivare, di chi arriva da fuori. Sorry if I forgot to say my strongest regards to Vittorio Lai, great friend of the Italian Olympic Committee, personal friend, is the president of the Italian Federation. He is very well represented with the General Secretary Alberto Tappa. Sorry. E quindi la parola adesso va direttamente a chi ha aiutato notevolmente OPI, Matchroom Boxing Italy e DAZN nello sviluppo di questo evento. Alberto Tappa, segretario generale della Federazione Pugilistica Italiana. Buongiorno a tutti, innanzitutto porto i saluti da parte del Presidente, come appena accennato adesso il Presidente Malagò, del Presidente della Federazione Pugilistica Italiana, Vittorio Lai, che per un impedimento non è potuto essere qui presente. Per noi ovviamente è un motivo d'orgoglio aver potuto dare un supporto all'organizzazione di questo grande evento, di poterlo fare qui dove ovviamente la Federazione ha anche la sua sede storica. E ovviamente non possiamo che fare un grande in bocca al lupo anche per tutti i contendenti, i boxer, che sono soprattutto, diciamo, un po' l'anima di questa federazione e sulla quale la federazione, diciamo, investe tutti i giorni affinché ovviamente si possa trovare il campione. Noi ovviamente, questo è un anno preolimpico, siamo proiettati ovviamente non solamente a raggiungere gli obiettivi, appunto, che sono quelli della qualificazione verso Tokyo 2020, nonché al raggiungimento anche delle altre cosiddette medaglie importanti europee e mondiali, ma la federazione ovviamente al doppio binario gestisce anche l'attività pro e si stanno facendo importanti investimenti su questo settore, si sta dando sempre il massimo supporto alle società organizzatrici che devono comunque fare uno sforzo particolare per cercare di essere appetibili, per cercare di essere il più possibile visibili, per cercare di intercettare ovviamente l'attenzione dei media. È l'occasione che sta dando DAZN per questo circuito in cui OPI 82 è il supporter, diciamo, qui sul territorio italiano, è una grandissima circostanza, una grandissima opportunità, e di questo io voglio ringraziare tutti, a partire da Andy Ernst che sta qui presente, e augurare poi un grandissimo in bocca al lupo per l'aiuto che tutti insieme possiamo dare a questa meravigliosa disciplina. Grazie. Grazie ad Alberto Tappa, che insomma porta la voce della Federazione Pugilistica Italiana. Eddie Earn, Managing Director of Matchroom Sport. Welcome to Italy, welcome back to Italy. È il quinto evento che DAZN sviluppa dopo i due a Milano e i due a Firenze. It's the fifth event for DAZN in Italy, this kind of boxing night. What are your feelings to be back here and in such a big place? Thank you, buongiorno a tutti. Mine will be mainly in English, all of English. Thank you so much for coming here today, and thank you to Giovanni as well, and congratulations on your great work and your recent success with the Winter Olympics as well. It's fantastic for Italy. I think it's interesting that we're here because this project is all about developing the sport of boxing in Italy. And without DAZN, it would be impossible, because without a broadcaster investing in any sport, it is impossible for that sport to commercialize and impossible for that sport to grow. We have a passion for the sport of boxing, and that's shared by DAZN around the world with 16 events in the USA. Obviously, we do 24 events in the UK and all the different markets. We've had a great start. We're learning every time. But this Thursday night is a unique event because we are outdoors for the first time.
We have a great night of boxing. We have Michael Buffer, you know, addressing the Italian boxing fans with Let's Get Ready to Rumble, and David Diamante in the house as well. And this fight will be broadcast not just on DAZN in Italy, not just in other DAZN territories, but all around the world. So it's an opportunity for fans all over the world to see the growth and development of the sport of boxing in Italy. You know, we're here obviously with an Olympic involvement, but we also have Valentino Manfredonia, who is an Italian Olympian, who makes his debut on Thursday night. And this project is not just about the elite level fighters. This is about developing the sport from the base of the professional game, but also lower than that, the grassroots, the amateur code. We have to give young fighters a dream. And young amateurs now know that the dream is to make the Olympics and the dream is to win world championships. But there is an opportunity beyond that now. There is a professional code in this country for boxing, for big shows where broadcasters are supporting the sport. So thank you to Giovanni and of course to OPI and to DAZN. In boxing, things change very quickly. And yesterday we had a phone call with Fabio Turchi, unfortunately injured for the fight with Tommy McCarthy. Very quickly, Christian did a great job and Francesco Cataldi stepped in from Rome to fight this Thursday. And now his life can change very quickly because the winner of that fight will go on and fight Fabio in October. So it's a massive opportunity for Francesco as well. A great light heavyweight fight between Demchenko and Zuleika. Demchenko, very, very tough individual. This is going to be a war. And the main event with probably the face of Italian boxing in Emmanuel Blandamura against a very, very good young fighter now arrived from Manchester in Marcus Morrison. So we're very excited about this show. This is just the beginning for boxing in Italy. And we urge all fans, everybody from Rome, to join us at the stadium on Thursday night. It's going to be a special event and we look forward to growing the sport continuously in this country. Thank you. Thank you, Eddie. Per tradurre rapidamente e provare a riportare tutti i pensieri di Eddie, ovviamente è un evento unico. Dopo i quattro che ci sono stati, come la box in Italia stia crescendo, stia continuando a crescere, anche grazie soprattutto al lavoro di DAZN che investe nella box come negli altri sport, questo sarà diverso perché sarà fuori, perché sarà all'aperto, perché sarà in una struttura straordinaria come quella del Pietrangeli. Soprattutto sarà disponibile e trasmesso in tutto il mondo, non solo nelle nazioni di DAZN. Lo riceveranno le sette nazioni di DAZN, ma sarà insomma, ci sarà broadcasting anche internazionale, quindi arriverà veramente a tutti per dimostrare quanto la box in Italia stia crescendo. Sarà un evento speciale perché insieme a David Diamante, che vedete qua in sala, l'annuncio, Emanuele, so che sei emozionato per questo, poi però arrivo a chiederti cosa ne pensi di questa cosa, verrà fatto da Michael Buffer, la vera voce, un hall of famer della box, un hall of famer che però è un ring announcer, per darvi la dimensione del personaggio. I complimenti poi ovviamente a Giovanni Malagò e al CONI per il raggiungimento, per aver ottenuto le Olimpiadi invernali nel 2026 e lo sviluppo proprio della box con tanti diversi incontri. Ha parlato di cambi immediati nella box, come quello che è successo ieri per l'infortunio corso a Fabio, poi Fabio avrai modo anche di esprimerti, e l'occasione che ha Francesco, che ha accettato grazie al lavoro di Christian Kerchi e di tutto OPI Sin 82 di avere questa grande opportunità. Il volto della box italiana, Emanuele Blandamura contro un giovane fighter di Manchester, Marcus Morrison, e quella che sarà una vera e propria guerra, quella di Sergio Demchenko. Insomma, tutti questi temi poi li facciamo raccontare ai pugili. Prima però, Salvatore Kerchi, qual è l'emozione per te invece, che di queste serate ne organizzate tante? Funziona il microfono. Sì, di queste serate sì, ne ho organizzate tante, però io principalmente vorrei ringraziare il CONI Sport e Salute, la Federazione Pugilistica Italiana e tutte le persone che hanno collaborato perché questa manifestazione diventi una grande manifestazione da tutti i punti di vista. Noi abbiamo intrapreso questa grande avventura con ADR, un grande promoter a livello mondiale. Prima c'era suo papà, che era un grande personaggio, e lì è tuttora.
DAZN, che è quella che ha scommesso, voglio dire, in maniera importante sulla box, non solo in Italia ma a livello mondiale, sta creando qualcosa di eccezionale. Io, più che ringraziare tutte le persone in questo momento che danno una mano importante, ripeto, il CONI, Sport e Salute, la Federazione, non posso fare. Oltretutto in questo momento abbiamo iniziato anche una collaborazione, speriamo che questa collaborazione sia lunga e produttiva, con altri media mix, per cercare sempre di migliorare un po' tutte le situazioni che in questo momento stiamo vivendo. Io ringrazio tutti della vostra presenza, grazie. Grazie, grazie Salvatore Cherchi. Eddie, he was talking about the relationship between Salvatore and your father, other such a big character in boxing world. Yes, obviously now with his sons, the Cherchi Juniors, we are continuing to progress the sport. Boxing is in our blood. We grew up around the sport since the age of, for me, 6 years old, at the shows, and in fact my daughters will be flying in to watch on Thursday. They have no choice in the matter. So boxing is in our blood, we're all very passionate about it. And I just want to as well thank the WBC, Mauro Betti, who's here for their support in this event as well. Grazie anche alla WBC, ovviamente il rapporto che c'è tra le famiglie Erne Cherchi, che adesso si è sviluppato con i figli, hanno iniziato Barry e Salvatore, adesso sta proseguendo, ci saranno anche i figli molto giovani di Eddie a vedere questo evento. Fabio, è il tuo momento. Fabio Turchi, vieni qua un attimo con noi per spiegarci quello che è successo dalla tua voce, con le tue parole, insomma. Buongiorno a tutti. Per me oggi non è una giornata felice, perché dopo sacrifici, allenamenti, rinunce, avrei preferito essere qua per presentare o comunque parlare del mio match, e invece mi ritrovo qua a giustificare la mia assenza sul ring. Ieri, quando ho realizzato che veramente non potrei essere stato sul ring di Roma, ho parlato col mio manager Christian Cherchi, che mi ha chiesto di presenziare qua in conferenza stampa. Io lì per lì ero arrabbiato, sconsolato, e non volevo venire sinceramente, però oggi lo ringrazio, perché è giusto che io sia qua, perché lo devo a Tommy McCarthy, il mio avversario, che sicuramente si era preparato nel miglior dei modi per venire qua a Roma a fare un bello incontro. Lo devo alla OPI della famiglia Cherchi, che insieme alla Matchroom Boxing di Eddie Hearn stanno investendo tanto su di me, e lo devo anche alla Federazione Pugilistica Italiana, a DAZN e al WBC, di cui sono con orgoglio il campione internazionale. L'infortunio nasce pressoché da una decina di giorni fa, anche se io non l'ho reso noto, perché come ogni combattente in piena preparazione ho cercato di stringere i denti, benché il mio bicipite mi desse già dei segnali di fastidio. Con l'aumentare dell'intensità degli allenamenti e arrivando sulle sedute di sparring, il dolore al bicipite è diventato veramente acuto e non mi permetteva di superare le 4-5 riprese, presso più non potendo appunto esprimere forza nei miei colpi e avendo problemi nel distendere il braccio. Da qui, consultandomi con il mio team, siamo arrivati alla decisione di spero soltanto rimandare questo appuntamento con Tommy McCarthy, che appunto da parte mia è soltanto rimandato, e spero di affrontarlo presto sul ring. Grazie a tutti. Grazie Fabio, grazie mille per la chiarezza, la trasparenza, insomma, nel raccontare quello che ti è capitato. Insomma, è sport e gli infortuni fanno parte del gioco. Partiamo proprio da te, Francesco, che sei, insomma, ti chiedo di prendere, sei pure seduto, farei passare questo microfono. Come hai vissuto questa chiamata? Come ci arrivi a questo match? Perché è la grande sorpresa, insomma. Io prima cosa ringrazio il mio manager,
produttore per avermi dato questa occasione, occasione importante. E appena mi hanno chiamato, il mio primo pensiero è stato alla preparazione, che non è una preparazione per organizzare un match, ma è una preparazione giornaliera fatta in palestra con il mio maestro Vittorio Oi. E quindi ci abbiamo pensato un po' e abbiamo detto è un'occasione che non si può perdere, e abbiamo accettato. Io ce la proverò, ce la metterò tutta fino alla fine, e poi il ring parla, come si dice. Mi dispiace per Fabio, perché capisco che vuol dire fare sacrifici per mesi e mesi e arrivare alla fine non poter combattere, e quindi mi dispiace, però prenderò questa occasione nel modo migliore che posso e cercherò di dare il meglio, anche se non sarà il mio meglio, perché con allenamento, essendo chiamato ieri, però ci sarò, darò il massimo e onorerò sicuramente il ring e il pugilato. Lo spirito giusto, per Francesco sarà una situazione probabilmente inedita, insomma, sicuramente non abituale. Tommy McCarthy, welcome to Italy. Just want to report you what Fabio told about you. He's ready to just postpone your match if you're going to win against Francesco, and he really upset for what happened, because for respect he takes to you in order to your training session, studying probably your rival, and you're ready for another fight. How do you get prepared for this? Come ti sei preparato? Gli ho semplicemente trasmesso il pensiero di Fabio e di Francesco. You know, it was very disappointing to get this news last night at the airport. I don't think people understand, you know, the much medicine that goes on, taking time off work. It was hard to find serve pause who are cruiserweight or light heavyweight, so I've had to pay to go to England to get sparring, and, you know, with the... It was late notice getting this fit. I think they were trying to catch me on the hop, but I was already training, and you know, I've done everything I could given the short space of time to get ready for it. So I was very confident coming into this fight, and to get here and get the bad news, you know, it was a kick in the nuts. And thank God and thank Eddie Hearn for getting me at 8 rounds. You know, very, very grateful. You know, every cloud has a silver lining, as they say. So I'm very grateful to Eddie for getting it sorted, and my manager Mark. But you know, the show must go on. You know, I hope that the injury isn't too serious. It doesn't look too serious. So, you know, we're looking at September or October. I'll be ready, you know. I just hope that we don't have to go through this again, because, like I said, I've dedicated the last 5 weeks very hard. I've been training all the time anyway, but it is, you know, you come here, it's what dreams are made of. Rome, outdoor event, mega buffer, all the stuff to fight for a WBC title over 12 rounds. You know, I was very, very excited. And like I said, very confident. And then to come here to be, you know, deflated is very disappointing. But, you know, we've got Francesco stepping in late minute. I was watching a bit of him. He comes to fight. So I'm expecting another, you know, a good hard 8 rounds. But that's not what we came here for. We came here for championship boxing. So disappointing. But, you know, I have to get the head screwed on and be concentrated, because this is going to be a tough fight with Francesco. So thanks again, Eddie, for getting me the fight. And hopefully Fabio can fight again real soon. Whenever he's ready, I'll be ready. Whether it's September, October, November, next year, the year after, I'll be ready. So grazie mille. Thank you, Tommy. Per provare a sintetizzare il suo pensiero, ovviamente ha preso la notizia ieri sera ed è molto dispiaciuto, perché ovviamente il sogno di combattere in quella struttura, cioè al Pietrangeli, con la presenza di Michael Buffer all'aperto, un titolo così importante sulle 12 riprese, ovviamente ci aveva dedicato tutte le ultime settimane di lavoro. Si è detto pronto, quando sarà pronto anche Fabio, che sia settembre, ottobre, novembre o l'anno prossimo, quando sarete pronti entrambi per provare a ricostruire questo match, sarà comunque un incontro difficile
sarà sulle 8 riprese ovviamente e non più sulle 12 contro Francesco, e quindi è pronto a tutto. Ringrazia Eddie per comunque aver trovato la possibilità di combattere lo stesso in questa grande serata. Andiamo un po' più su nella nostra scaletta. Sergio, Sergei, come ti devo chiamare? Demchenko, sei a tutti gli effetti romano, la maglia della Roma, l'accento romano, il nome ormai da Sergei è diventato Sergio. Come ti senti? Come ci arrivi a questo match? Io sento molto bene, innanzitutto... Prendi in mano il microfono serenamente. Sì. Innanzitutto per me è un grande onore, per questo onore vorrei ringraziare tanto Dazon, Mushroom, Oppi, 82 con famiglia Kerchi, sicuramente pure la Federazione Pugilistica Italiana, per davvero un grande onore. Venendo qua mi sembrava che ho sbagliato strada, perché quando è entrato qua ho visto persone che vedevo solo sul televisore, una persona semplice come me, mi sono spaventato, mi sono emozionato pure un po'. Per me è davvero un grande onore combattere in una serata di genere. Dopo questo match praticamente ho fatto tutto, perché sono un ragazzo, cioè, mai combattuto dentro una serata di genere, quindi per me è davvero un grande onore. Emozione vera, sincera, per un titolo che gli hai strappato, che prova a ristrapparti lui. Lo conosci bene il tuo avversario? Sì, conosco molto bene, un ragazzo guardo, un ragazzo con grande coraggio, sicuramente un ragazzo venuto qua per vincere, un ragazzo che dà tanta battaglia, non fa un passo dietro, quindi devo sfruttare molto, tanto tattica, devo proprio, sarò sicuro che da parte sua sarà una grande guerra, quindi mi devo dotarsi di suo pugilato e dare tutto per mio amore a Roma. Grazie. Il mio amore è Roma. Hakim Zulika, in English is okay? No. Is there anybody who can translate from French? No? Okay. Can you translate for him? He said that it will be kind of really tough match because you have already met each other other times. You'll be back for the title. You are gonna try everything for win this match. And how tricky is to come back again against him? Quanto sarà difficile contro un avversario che hai già incontrato, che hai già conosciuto, con cui hai già vinto e già perso in questo tipo di match? Déjà, bonjour à tous. Je suis très content d'être ici en Italie et de boxer avec Sergei Demchenko pour le titre de l'Union Européenne. Excusez-moi. Grazie a tutti. Bonjour à tous. Je suis très content d'être ici en Italie, de boxer Sergei Demchenko pour le titre de l'Union Européenne. Ça va faire la deuxième fois qu'on se rencontre. Et malheureusement, il y a eu une blessure la première fois où on a boxé. Et je compte bien prendre le titre ici en Italie. He's ready to kick ass. No. He says that he's very happy to, and he's ready to come back on this fight and that you'll see it on the ring. Sono pronti, hanno usato anche parole non esattamente così, come è giusto che sia, forse prima di un match, espressioni piuttosto colorite. Thank you so much, merci beaucoup, Hakim. Arriviamo al main event. Insomma, io non me la sento di pronunciare la frase che dirà Michael Buffer, ma sei pronto, Emanuele? Buongiorno a tutti. Innanzitutto sono felicissimo di essere qui e davanti alla storia del pugilato, al futuro del pugilato, quindi per me è il presente, cioè io il pugilato, quindi sono felicissimo di essere qui. Contronò da tanti amici, giornalisti, dal mio maestro Eugenio. Michael Buffer, ero piccolo e ricordo che quando lui urlava "Let's get it to Roma", io avevo la pelle d'oca,
mi emozionavo mannaggia. E ho promesso a me stesso che un giorno lui mi avrebbe annunciato. Grazie alla famiglia Gherchi, oggi a Matchroom Boxing Italy, ad Azon, alla Federazione Art Media Sport e tanti altri amici che hanno partecipato, questo sogno da bambino è diventato realtà. L'emozione più grande oggi è essere qui davanti al mio avversario, che sicuramente è venuto dall'Inghilterra per dare battaglia, per fare un grande match. Ma io so da dove vengo e so in questi 21 anni di carriera cosa ho fatto per arrivare fino a qui, fino ad oggi. Auguro a lui un grande in bocca al lupo, ma Emanuele Blandamore è tornato per rientrare alla grande. Grazie, grazie Emanuele, l'emozione è vera e sincera, insomma chi ti conosce lo sa. Marcus Morrison, welcome to Italy, welcome to Rome. He said that he's ready to fight against you because you are such a big fighter, but he's from Rome, is his dream when he was young to be announced by Michael Buffer. Your feelings at 2 days to go to this match? Yeah, first of all, I want to thank everyone for coming out and supporting the show. I want to thank Matchroom Italy, Matchroom and everyone for landing me this fight. My manager Joe Gallagher, a big thank you to him for, you know, getting me these fights. This is definitely a fight I wanted, this type of fight. And you know, I'm more than ready. I've seen Emmanuel Blandamora fight, and if I'm honest, he's saying this is his time, but you know, I believe he's had his time. It's actually not his time, it's my time. It's amazing to be over here fighting in Rome. I don't know much, to be honest, about Rome or even about Italy. I've heard amazing things. It's a great city. But, you know, first and foremost, we're on business to do a job, get a job done. And Thursday night, I can assure you, I will do. Sono pronto al combattimento, sono pronto al match per il tipo di evento che sarà. Conosco Emanuele Blandamora, ma questo può essere il mio momento per prendermi questo titolo, questo che sarà un lungo evento. Sono ovviamente contento di combattere a Roma in questa situazione. Noi siamo arrivati in fondo, insomma, le parole adesso le avete dette tutti. È stato bello essere anche qui, quindi grazie ancora al presidente del CONI Giovanni Malagò. Vi diamo due info proprio su quello che sarà la produzione, perché ci saranno più di 12 camere per raccontare questo evento. Ci sarà un'integrazione italiana su DAZN che parte alle 19:15 e farà vedere tutti e 7 i match che sono diventati 7 della parte televisiva. Verrà distribuito nelle 9 nazioni DAZN e da Sky Sports, ovviamente, per il pubblico britannico, quindi sarà veramente un evento infinito. Nella nostra squadra al commento ci saranno Nicolò Pavesi, che è in sala da qualche parte, e Alessandro Duran. Insomma, noi siamo pronti a raccontarvelo nel modo migliore. Tocca a voi farci divertire. Presidente, grazie ancora. Sì.